Nell'ultimo periodo, da quando mi hanno distrutto la macchina, ho dovuto sfruttare molto gli spot vicino casa. E così c'è stato un susseguirsi di albe e tramonti, in solitaria o comunque con amici, alla ricerca principalmente del nostro amico Serra. Purtroppo non ho avuto contatti, veramente pochi, solo a vista. Ho abbinato anche un po' di light game, sperando in qualche Leccia Stella, Leccia Amia o comunque qualche Aguglia, ma anche qui non ho avuto per niente fortuna. Ma un giorno squilla il telefono, mi arriva un messaggio e ricevo un invito. Ciao a tutti amici pescatori e bentornati a un altro episodio di Fishing and Friends Italy. Oggi, come vedete, sono ospite su un'altra barca e soprattutto ospite di chi? Sono ospite di Daniele, il pescatuber. Grande. Per chi non lo conoscesse, mi raccomando, andatelo a cercare proprio qui su YouTube e troverete tanti video, soprattutto della pesca che fa lui qua in barca, a differenza che io la faccio al lago, lui invece fa prettamente mare e foce. La pescata di oggi sarà caratterizzata da una tecnica che io non conosco, che è la bolognese a passata, Passata giusto? col coreano. Perfetto, dici qualcosa in più di questo tipo di passata? Niente, andiamo a ricercare degli spot. Vi faccio vedere il fondale tipico che noi andiamo a ricercare. Come vedete adesso è totalmente piatto, ci stiamo avvicinando nel punto di ancoraggio. Andremo a ricercare degli scalini dove in genere si nascondono le spigole, piccole o grandi. Noi speriamo nella mammalucca. E dopodiché si lascia il galleggiante andare a corrente e si spera che dietro quello scalino ci sia un bel mammalucca. Perfetto ragazzi, quindi noi adesso ci andiamo ad ancorare, soprattutto si inizierà a montare l'attrezzatura, vediamo, io ho portato soltanto piccole cose che mi sono state suggerite da comprare, a parte vabbè, i miei mulinelli, e vediamo cosa succede. Ci vediamo sullo spot ragazzi, ciao! Oddio, che è quel coso con questo? Questo è il gommino che adesso te devo. Ah, hai già chiuso con la girella? Hai Sì, qua. già messo la girella. Come ti sei reggia la starletta elettrica là? Bene o male? Non lo so, guarda, ti faccio vedere quello Perché che. io quello lo Ah, te metto dici. per metterlo sopra la starlight. Perché qualunque cosa succede, se mi si spacca il galleggiante, quello mi rimane attaccato al filo madre. Vediamo, Vedo se. eh. No, se tiene bene. Te si tiene bene? Sì. Ok, Allora, se te si tiene bene stai a posto. ragazzi, qua la lenza sta andando, non vi dico nulla, poi vedrete tutto quanto sul canale di Daniele su come la monta e siamo comunque quasi in fase di arrivo. Il sole è calato, mancano solamente i pesci. Daniele dice che arrivano, io non posso che fidarmi, dato che basta che andate a guardare il suo canale, sono veramente tanti video dove ogni pescata è un pesce e ve lo posso assicurare perché ogni pescata mi manda sempre un messaggio con le foto del giorno. Vediamo che cosa succede. Gente, andà adesso così che c'ha poco fondo, quindi non ti si incaglierà mai. Allora. Lasci un po' andare galleggiante e poi ti apri la bolla. Ok, Qui lascio il quindi. panello, la prima tutta, io c'ho una 6 metri, la apro a 5. Per l'innesco un coreano. Lo metti così qua adesso. Lo pizzichi qua. Ah, dietro la testa, quindi. Sì. Questo deve diventare così. Dopodiché. Lo faccio uscire da parte a parte, lo No, da devo. parte a parte. Ok, quindi così. Perfetto. Sì, bravo. Dopodiché accendiamo la luce. Andiamo alla luce. Buonanotte. Si mette un pesco. Poi fai la prima passata. Se vedi che non incagli proprio niente, devi alzare un po' il fondo. Quando troverai il fondo diventerai un po' scemo, perché alla fine ti si incaglia volutamente, sei tu che poi lo devi trattenere. O mandi, poi ogni tanto o freni, o ritiri un po' indietro, o rifai partire, lasci il dito, e per ferrà, ferri così. Cioè per Ah, ferrà proprio ok. fermi, Fermo io il. fermi e Ok. poi ti chiudi l'occhiello. Se stai comodo, se no devi usare due mani, tieni una mano sul filo. Vabbè, tanto pensi che quando parte, senti pure dal filo, no? Che te parte.
A volte la senti mangiare, a volte la senti mangiare sul dito. Quindi nel senso, che devo fare? Se vedo che va a fondo devo tenere ferrà? Sì. In questo caso che sì, non abbiamo incocciato niente, devo alzare il fondo. Infatti sto alzando. Bastano 30 cm a botta? Vai, sì, vai a tentativi. I nuovi tipi di pesca sono sempre affascinanti. No, ma questa, se ci dice bene stasera, il fiume è meraviglioso, se ci dice bene le innamori. Eccolo. Ragazzi, ce l'ho, ho sentito la mangiata, bellissimo. Non è grosso. Sto regolando la frizione praticamente solo con il dito. Però un pochettino la stringiamo, eh? Troppo. Non è un pesce molto grande, non mi sembra almeno. Comunque viene da sola. Si è aggallata, potrebbe essere una spigola. Sì. Sembra una spigolina. Tira, ah, tirala, tirala. Oh, olè! Grande. Oh. Grande, Yuri. Grande. Grande. Oh. Ha mangiato proprio di pizzo. Una piccola regina. Eccola qui, la rilasciamo subito. Grazie piccola, grazie Daniele. Grande Yuri. E tu puoi tornare a casa tua. Che spettacolo. Bella, guarda così. Guarda che sta pesca, io ti dico, un bianco nei periodi buoni ci vai poco. Sì, non so se avete una buona visibilità, spero di sì. Ci siamo appena spostati di posto e adesso vediamo un attimo se qua si muove qualcosa. Tanto una spigoletta l'abbiamo fatta, qualcos'altro ha mangiucchiato e niente. Vediamo che cosa succede. L'ha fatto? Ha mangiato! Ha mangiato un calata! Bella pure! Occhio, dagliela, perché non è brutta brutta, eh? No, si è scaricata, no, quell'altra. Questo è il colpo. Dettori, incagliato un'altra volta, non è, no, possibile. No, queste stanno dietro i gradini, te l'ho detto. Roba di frizione. Aie. E andiamo. Andiamo con Fishing and Friends. Questa è bella, eh? Dici, a me questa sembra una carina. No, no, questa è bella. Piena, piena sopra il mezzo chilo. Sto intorno ai 7-8. Ma incavetano. No, no, è schifo, vieni, 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 vieni. Questa la puoi portare a tua moglie, eh? Bam! Questa la puoi portare a tua moglie, eh? Lascia così, lascia così, se no ti sono andato tutto. Ok. Oh, ragazzi, finalmente una reginotta come si deve. Grande, Daniele. Grande. Ecco lì. Non vedo stasera. Buonasera. Facciamo un controllo dei documenti. Sì. È chiusa un po' plastificata, se no mi si rovinavano le copie autenticate. No, no, aspetti che ci si avvicina vicino a noi. Grazie. Prego. Grazie. Buona serata, buon lavoro. Arrivederci. Ciao, grazie. Mamma mia, senti come punta.
tirare la frizione buona, sì. Uh-huh. Se sta bella posso lasciare un momento all'altro. È bella. Guarda, sì. La spiga. Forse anche la tirare. Bella. Bella, questa è bella bella. Portamela a casa, brava. Non la fa sbollare troppo fuori all'acqua. Ah, ok. Si strappa. Tiela sempre in acqua. E poi il libro e poi. Beh regà, stiamo con la terza, questa è pure carina, meglio di quell'altra. Proprio un cattivita. Lavoro, c'ho pure la GoPro 9 che si è bloccata, non funziona. Senti come va? Grande Yuri! Vai vai! Prova a farla salire un po'. Questo è cefalo, lo sai? Mi sa pure a me, perché non punta come nella spigola. Un cefalo, eh? Cefalone! Eccolo qui, un bel pezzone, sarà una chilata. E vai. Dai. Comunque regà, veramente, veni a pesca con Daniele, ci abbiamo messo un anno quasi, ma veramente, sto a provare più emozioni con lui che quando vado a pesca da solo da qualche parte. La pesca è spettacolare. La serata, ragazzi, è stata veramente spettacolare. Ci sono state altre catture da parte di Daniele, io mi sono fermato qui e devo dire che fare questa pescata in compagnia con il pescatuber è stata un'esperienza veramente fantastica. Ho preso più spigole qui che penso in tutta la mia vita e non vedo l'ora di fare una prossima pescata insieme e divertirci nuovamente. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, è tardino, sono praticamente le 2. Abbiamo fatto una bella pescata, abbiamo avuto veramente di tutto. Tra guerre di finanza, viaggio inaspettata, praticamente chi più ne ha più ne metta. Alla fine c'è stato anche movimento, Daniele dice che è poco in confronto al solito, però io sono sincero, sono super contento, sono riuscito a fare 2 regine che non le facevo da anni e quindi bene così. E mi raccomando ragazzi, seguite Daniele, andate a vedere subito il suo YouTube, vedete tutto quanto, ci sono delle cose veramente belle, tante spiegazioni di cose che io non conosco minimamente, come appunto la pescata di oggi. Per quanto riguarda noi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutte quante le prossime avventure. Grazie ragazzi e alla prossima avventura!